Professor Filosa, l'educazione ambientale a Gragnano, qual è la situazione? Beh, stiamo ancora molto lontani su questa tematica. C'è bisogno che la scuola si organizzi, ma soprattutto ci siano le associazioni, tutte quante insieme, col comune e con la scuola, per organizzare dei progetti che vadano tutti nella stessa direzione, perché nessuno mette in dubbio che le scuole lavorino e lavorino anche bene, ma bisogna mettere tutto insieme in sinergia. Anzi, non solo la Chiesa, non solo il Comune, non solo le associazioni, ma anche la parrocchia, anche le parrocchie hanno delle responsabilità in questo Rispetto senso. ai paesi limitrofi? Beh, sulla raccolta differenziata Gragnano si è avviata, però ovviamente non raggiunge ancora i valori della percentuale di Casola, che ormai da anni va a gonfievele, di Santa Maria la Carità. Però rispetto a Castellammare ce la caviamo meglio, quindi poi bisogna partire. Una volta partiti le cose si accomodano sempre strada facendo. Nunzia Iovino è una delle promotrici di Gragnano Sveglia. Qual è la situazione del commercio a Gragnano e com'è nata l'idea? Allora, l'idea è nata da una semplice preoccupazione appunto di noi cittadini, di noi commercianti, in quanto già si vede che alle 9 di sera, diciamo, nel nostro paese è deserto. Io in primo luogo è vero, sì, abbiamo un'attività, quindi risentiamo di più il problema perché tante persone vanno via, chi va a Castellammare, chi si sposta e magari non se ne accorge nemmeno che siamo in un periodo davvero brutto. Infatti si nota che si apre un'attività, ma nell'arco nemmeno di un anno lavorativo vengono, diciamo, di nuovo a chiudere perché il commercio non c'è, l'attività non gira. Noi abbiamo deciso di fare questa attività, questa, mi scusi, questa. Incontro. Questo incontro di creare questo appunto, questa nuova iniziativa, questo progetto con Gragnano Sveglia, in modo proprio per dare, diciamo, di svegliare delle persone che si sentono coinvolte, di cercare di dare un senso al nostro paese con le attività, con qualsiasi cosa che possa non far morire, diciamo, le attività, tutto quello che c'è. Tu sei giovanissima, qual è stata la risposta degli adulti? Gli adulti, diciamo, non è che sono tanto contenti o forse convinti di quello che noi pensiamo, ma noi abbiamo deciso di fare anche, mo' nel mese di luglio, proviamo a fare anche una sola cosa, di cercare di fare al meglio per far vedere se è possibile rimuovere questo paese. Cioè. Non so, cerchiamo di fare qualcosa, anche piccolo, però qualcosa la faremo. Speriamo sempre con il consenso dei nostri commissari. Le ragioni di questa desertificazione a Gragnano e se ci sono speranze? Ovviamente c'è la speranza innanzitutto. Gragnano di sera diventa un paese come terremotato, non c'è un'anima viva in giro, soprattutto i giovani vanno tutti via nei paesi limitrofi e quindi sentiamo fortemente l'esigenza di ricreare dei momenti di socializzazione. Io ho pensato a una ripresa partendo dalla cultura e quindi di creare delle iniziative magari anche in questo periodo estivo, per cercare di rivitalizzare un poco lo spirito di questa città. C'è una depressione morale soprattutto e abbiamo bisogno di riprendere a sognare e quindi l'opportunità di alcune lamentele di giovani le abbiamo colte a volo, quindi noi siamo a disposizione per creare un'alleanza tra generazioni, per fare in modo che questo paese non muoia. Questo paese ha tantissime potenzialità. Abbiamo visto anche stasera nella riunione dove c'erano 7-8 associazioni e tantissimi giovani, quindi la speranza è quella che mettendo al lavoro tanti giovani si possa riprendere uno spirito antico, che era quello di una Gragnano socialmente all'avanguardia, una Gragnano che sognava un futuro migliore. Ecco, noi sogniamo per questi giovani veramente una Gragnano migliore.
Come mai questa grande partecipazione sul web? Ogni giorno nasce un gruppo dedicato alla città e paradossalmente che diventa praticamente il nulla per strada. Diciamo che il web comunque è seguito da un numero abbastanza ristretto di persone. Spesso gli input di maggior interesse vengono dai migranti che sognano anche loro una città diversa. A Gragnano c'è molta assuefazione, molta rinuncia in partenza, direi molto disfattismo. Come si cerca di fare qualche cosa sorgono tantissimi problemi, tantissime obiezioni, subito ci si smonta, diciamo tra virgolette. Noi invece vogliamo credere ancora in questa città e se nascono tanti gruppi è un segno di vitalità. Magari qualcuno sarà più o meno in buona fede, ma comunque c'è alla base di tutti i gruppi una voglia forte di partecipazione, di confrontarsi. I problemi sono tanti. Vi conosciamo benissimo, abbiamo proposto anche tante soluzioni, quindi si tratta soltanto di mettere insieme le sinergie per far rinascere la città.